europee per l'Africa e per i diritti umani. Un impegno che non ha mai smesso, di perseguire. E tra le fondatrici della rete internazionale delle donne in nero contro la guerra e la violenza. E ha fondato l'associazione Asso Pace Palestina. E tra le 1000 donne nel mondo che sono state candidate al Nobel per la pace. Bravissima! C'è la complicità, con Israele che ha tutto il diritto di esistere, ma non di uccidere, massacrare e soprattutto avere un disegno coloniale preciso. Non è solo la crudeltà e l'orrore, ma il fatto che ministri come Ben-Gvir e Smotrich dicono chiaramente che devono portare a termine quello che Ben-Gurion non ha portato a termine il 48, e cioè la pulizia etnica della Palestina. Quindi noi dobbiamo essere per la pace, ma una pace con giustizia. Quindi grazie comunque a Rete, alla sindaca, a tutti quanti, sono di giustizia che per me è una scoperta, e grazie moltissimo a Marina e tutta la rete Novavaglio, perché abbiamo il diritto all'informazione che invece è atrofia, a parte le vostre voci. Grazie. Allora, chiedo scusa, ti teniamo ancora sul palco perché ci devi aiutare, perché dovrai poi consegnare tutti questi premi, che sono Arami El Hanan e Bassam Aramin. Ramin El-Alam e Bassam Aramin del Parents Circle, l'associazione dei familiari delle vittime palestinesi e israeliane morte nel conflitto. Rami, graphic designer e attivista israeliano di un'azione terrorista palestinese, ha perso la figlia Smadar, di 14 anni. Bassam, palestinese, militante dei combattenti per la pace, invece ha perso la figlia Abir, di 10 anni.
per una pallottola sparata da un soldato israeliano. Dovrebbero odiarsi. Invece cercano la riconciliazione. Non vogliono altro sangue, ma solo pace. Insieme sostengono il Parents Circles Families Forum, che riunisce oltre 600 famiglie israeliane e palestinesi che, dopo aver subito gravi perdite familiari a causa del conflitto, hanno deciso di promuovere il dialogo e la riconciliazione tra i due popoli. Ma intanto che mi arriva un altro pergamino da consegnare a Rami e a Bassani, voglio dire che sia Rami che Bassani dicono che loro fanno parte di un'associazione che vorrebbero proprio che non esistesse, e cioè quella dei parenti delle vittime, sia da parte israeliana che da parte palestinese. Ma la cosa importante di questo lavoro che stanno facendo insieme è quello che però riconoscono la simmetria dei loro rapporti, solo perché il dolore di un padre israeliano come il dolore di un padre palestinese, ma la situazione non è la stessa, loro dicono. L'occupazione militare uccide tutto e tutti, e quindi riconoscono di essere parte di un paese che occupa militarmente un altro paese. Questo li fa ancora più grandi, perché appunto sono per una giustizia vera. Quindi grazie, saranno molto felici di questo premio. E poi verranno in Italia, come dicono noi, perché li abbiamo invitati. C'è un film bellissimo e un libro altrettanto straordinario che si chiama Paperlone di Steve McCann, che racconta appunto la storia di Bassani e anche di Rami e dei Parenzello. Se prendo un microfono lo dico. Vediamo a te e poi. Grazie a Luisa per la sua, e grazie soprattutto a loro che sono di provenienza diversa, ma comunque sono uniti nella sopravvivenza e nella comunità. Quindi è un esempio della giustizia, è un esempio comunque da non dimenticare. Grazie. Ok, allora andiamo avanti, cerchiamo qualche altro collegamento. Marino.